Oggi siamo a Mantova. Buongiorno ragazzi, oggi vi porto nella nostra casetta che abbiamo affittato qua a Mantova. Ve la faccio vedere adesso per riuscire, che stiamo andando al punto di ieri dove eravamo a impennare nella zona industriale. Questa invece è la nostra vista sopra i tetti mantovani. Buongiorno. Questa è la cucina, abbiamo un po' di Red Bull, c'è il bagno. Questo è il salotto, barra stanza da letto, onesto, con vista sulla via di Mantova. Ultima stanza, bella raga, buongiorno a tutti. Collassatori. E questa qua. E adesso andiamo a impennare. Eccoci tornati. Siamo ancora qua nel nostro stand spot dove eravamo ieri. C'è un botto di vento, ragazzi, quindi oggi sarà abbastanza difficile allenarsi, ma ci proveremo comunque perché siamo qua apposta per quello. E come al solito attaccherò la mia GoPro e vi porterò a fare qualche penna. A dopo. Siamo tornati sulla moto con un po' di imprevisti, qua ha piovuto. Ho tagliato l'handbrake, gli ho fatto un'altra posizione, spero possa funzionare un po' di più, anche se l'asfalto è bagnato, non mi fido molto oggi a usare il CRFino, però si può provare. Mi ci trovo, ma non mi ci trovo. Raga, io con questa moto non mi ci trovo a fare circle. Per ora, dai, proviamo a fare qualche roba con sto handbrake. Niente ragazzi, volevo dirvi che io con questa moto non mi ci trovo per niente bene a fare stunt riding, soprattutto dopo tanto tempo che non vado in moto. Ho provato altre moto due tempi soprattutto e ciao, cioè tutt'altra cosa, tutt'altro stile, e mi piace molto di più, mi trovo meglio. Quindi penso di ricostruire l'Usaberg apposta per riuscire a tornare in moto con quella a fare stunt riding, un po' come fa Teo col suo Usa. E niente, adesso mi devo inventare qualcosa di nuovo. Vediamo. Vai! Col K mi ci trovo. Stai pentendo della scelta. Con questa mi sono proprio pentito, non mi ci trovo affatto. E torni su due tempi. Sì. Per forza. Mi ricordo che eri bravo con l'Usa. E boh, me la cavavo, poi non sono più andato in moto per un botto di tempo. Lo so, comunque. Se dovevi fare, le sai fare con questa, proprio la moto che è difficile. Oggi mi sento handicappato. È stato deciso che il CRF tra poco lo vendo perché per far stunt è difficile, non mi ci trovo. Anche se ho provato altre moto, mi trovo molto 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 meglio che con questo. Torniamo in sella. Modalità hand scrape.
fai morti. Impennata insieme. Facciamo impennata insieme. Si spegne! Ok ragazzi, Endscape ci siamo. L'unica cosa sarebbe capire l'handbrake. Ma è difficile, molto difficile. Fatto serata ieri sera? Vabbè, night fino alle 7. Porca. La mia non va avanti da sola! Raccomando, non cadere. No, no. Fidati che è strana per te! Bello lineare questo, è pulito, altro che la mia. Molto più pulito. Non grattare, se no non ti porta tanto. No, no, non gratto, non gratto. Questa è la situazione, tra poco noi torniamo indietro perché piove. La prossima volta in teoria saremo in un altro posto privato a fare un po' di bordello. Ricordatevi tutti di seguirmi su Instagram e di seguire la Brave Rider. Magari la prossima volta mi vedrete con un'altra moto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Woo! Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost.